Fece molto discutere a marzo l'assalto ai treni poco prima che il primo DPCM del Premier Conte dichiarò l'Italia in lockdown. Ebbene, seppure con diverse modalità, registriamo un simile scenario. Biglietti di treni ed autobus per il sud vanno a ruba. Molte corse, infatti, nella settimana prima di Natale erano già sold out. Sono un paio di giorni che stanno arrivando un sacco di persone, sono pieni. Arrivano e vanno anche all'aeroporto per partire. Quindi sono pieni i pullman, sono 2 o 3 giorni che sono pieni. Ci sono i giusti controlli secondo te per i mezzi di trasporto? Secondo me no, non sono sufficienti. Non ti senti sicuro sul lavoro? Assolutamente no. Il Viminale ha annunciato controlli a tappeto negli aeroporti e nelle maggiori stazioni italiane per evitare il temuto ritorno al sud senza regole in vista del Natale in tempi di pandemia. Ma sembra che nella realtà di tutti i giorni tali misure non siano attuate. E sia per chi arriva che per chi parte il tampone sia un vero e proprio optional. Non arrivano, nessun controllo e vanno via. Scendono dall'autobus e vanno via. Quindi non c'è un monitoraggio su questa situazione, sulla situazione Covid? No, nessun monitoraggio, purtroppo. E se sono tanti gli studenti e i lavoratori fuori sede che resteranno al nord, lontani da casa, per tutelare genitori e nonni e per evitare di portare in giro per l'Italia il virus, c'è chi invece, nella solitudine di una casa vuota, proprio non riesce a stare e decide di scendere al sud. Tant'è che una delle tratte sold out è proprio quella per la Calabria. Da ieri sera si stanno muovendo di più. Sicuro no, perché faccio biglietti, soldi, sicuro non è tanto tranquillo.